Oggi sono a bordo del primo SUV prodotto da Alfa Romeo, la versione Restyling 2020. Monta un 2002 JTDM da 210 cavalli, eroga 470 Nm di coppia, 0 a 100 in 6 secondi e 6, con una velocità massima di 215 km/h. È un SUV relativamente leggero, con i suoi 1745 kg, tanto quanto alcune berline di media fascia. Partiamo subito dal propulsore, va davvero alla grande. Si tratta del diesel più potente disponibile, gli altri vanno dai 150 ai 190 cavalli. Questo è senza ombra di dubbio il più divertente. L'arco di coppia viene gestito ottimamente dal cambio automatico ZF a 8 rapporti, che offre anche la modalità in sequenziale. Il sound è corposo in accelerazione, la progressione lineare, questa combinazione di cambio e propulsore sembra non affaticarsi mai. I consumi dichiarati sul misto sono pari a 16,4 km litro, con rilevamenti di 12,2 in città. Considerando il quadro tecnico generale, non è per niente assetato. La Stelvio, intitolata al famoso passo alpino, arrivò dopo un percorso abbastanza travagliato. Basti pensare che la concept car Kamal fu presentata nel 2003, ben 14 anni prima della messa in listino ufficiale del primo crossover SUV della casa di Arese. Venne infatti presentata al Salone di Los Angeles nel 2016, per poi entrare in produzione nel 2017. Condivide gran parte del proprio DNA con la Giulia, partendo dalla piattaforma Giorgio, passando per motori e meccanica, ad esempio l'albero di trasmissione in carbonio, grande vanto per la casa del Biscione. Ovviamente tutto venne riadattato, vista la diversa natura dei due modelli. Inoltre, per contenere il peso totale, Alfa Romeo fece ampiamente uso dell'alluminio, per molti componenti del corpo vettura, come cofano, portellone e parafango. Ottima la scelta della trazione integrale Q4, dotata di sistema torque vectoring. In condizioni normali la coppia è al 100% dietro, che la va a ripartire con l'asse anteriore solo in caso di perdita d'aderenza. Ha uno sterzo davvero molto preciso. Sembra di guidare una berlina, non un SUV. L'assetto è molto importante, poggiando su pneumatici 2,55-45 con cerchi da 20 pollici. Ottime anche le sospensioni Alfa Link, composte all'avantreno da uno schema a doppio quadrilatero con asse di sterzo semi-virtuali, mentre al retrotreno è presente uno schema multilink. Questa scelta a livello di sospensioni garantisce a velocità elevate un'aderenza perpendicolare al piano dell'asfalto, incrementando appunto la tenuta in curva e riducendo drasticamente il sottosterzo. Potenza frenante garantita da 4 dischi autoventilanti da 330 mm davanti e 320 mm dietro. Mettendo insieme tutte queste caratteristiche, il risultato è un'agilità fuori dal comune. Magnifica soprattutto, come ho detto, a livello di sterzo, diretto e preciso. Nell'off-road non dovrebbe avere grossi problemi, dal momento che gli ammortizzatori hanno un'escursione di ben 20 cm, anche i fondi più sconnessi restano accessibili, nonostante nessun SUV attualmente in produzione possa permettersi di fare il furbo, visto e considerato che spesso se ne trovano dipiantati su passi innevati o percorsi fuori strada un po' accidentati. Esternamente ha una linea accattivante, capace di unire i tratti distintivi del marchio con gli inediti volumi. Nonostante questa sia la Model Year 2020, l'aggiornamento non la cambia più di tanto rispetto al debutto. Frontalmente i gruppi ottici Big Xenon rimangono gli stessi, varia solo la cornice dello scudetto centrale. Al posteriore è bello il paraurti che ingloba le due uscite di scarico di dimensioni oneste.
Questa in particolare ha un allestimento davvero impeccabile, un total black smorzato solamente dalle pinze dei freni gialla e dal contrasto cromato dei cerchi. Passando agli interni, lo stile Alfa Romeo è praticamente ovunque, dal cruscotto a binocolo con tachimetro e contagiri analogici al tricolore inserito appena sotto le leva del cambio. Ad un primo sguardo è sicuramente lontana dall'essere futuristica come certe competitor, nonostante la presenza di un monitor da 8,8 pollici, touchscreen, che fornisce infotainment, il navigatore e computer di bordo. Plancia minimali con comandi intuitivi e pratici, finiture eleganti e qualità complessivamente più che sufficiente. Molto belle anche le lunghe leve in alluminio del cambio sequenziali, ancorate al piantone dello sterzo. Una progressione passati 100 km orari davvero interessante, non me l'aspettavo. L'impianto multimediale è al passo coi tempi, hotspot wifi, localizzazione dell'auto parcheggiata, assistenti vocali, ricarica wireless dello smartphone, c'è tutto quello che serve. A tal proposito non mancano i dispositivi per la guida semi-autonoma di livello 2, come l'Highway Assist, che gestisce l'andatura in base al traffico, oppure il Traffic Jam Assist, che svolge lo stesso ruolo però in caso di forti rallentamenti. Prezzo d'accesso 47.500 euro, che sale fino agli oltre 60.000 del modello che sto guidando. Le cifre sono in linea con quanto offerto dalla concorrenza, dunque è doveroso un confronto sulle immatricolazioni. I dati di vendita parlano chiaro. La Stelvio si è ricavata con discreta difficoltà la propria fetta di mercato, 3D SUV, piazzandosi dietro a Mercedes GLC, BMW X3, Volvo XC60 ed Audi Q5. Prendendo come riferimento i dati del 2019, per ovvi motivi, visto il negativo 2020, la casa della Stelvio ha toccato 52.000 unità vendute. La Stelvio con le sue 14.000 rimane comunque parecchio staccata dalle rivali. Audi infatti ha registrato nello stesso periodo ben 32.000 vetture vendute. Ancora un abisso da colmare con i tedeschi, nonostante gli sforzi profusi e l'ottimo sorpasso ai danni della Range Rover Velar, con ben 1.000 unità in più vendute. Design convincente, meccanica di livello, abitabilità ottima al giusto prezzo. Dopo aver testato diversi SUV di alta fascia, tutti praticamente full optional, con motorizzazioni pari o superiori a questa, posso tranquillamente dare un parere positivo alla Stelvio. È un buon inizio, un punto di partenza qualitativamente azzeccato, che può andare a insidiare chi sta facendo da riferimento nel mondo dell'automotive. Non vi nascondo che mi abbia stuzzicato la curiosità di provare la versione quadrifoglio con il V6 da 510 cavalli. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!